Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del Museo dello Sport, promosso dalla società Fortitudo 1903 del presidente Riccardo Partinico presso il centro sportivo Matteo Pellicone. All'iniziativa erano presenti anche l'assessore Carmelo Romeo ed il consigliere comunale delegato allo sport, Giovanni Latella. Un museo dello sport, ma anche un museo dell'identità regina, dei successi sportivi delle nostre associazioni. Qui alla Pagoda, qui alla sede della Fortitudo, ringrazio il presidente Partinico, ma anche il nostro professore Laganà per avere allestito e adibito questo spazio a museo di cimeli sportivi raccolti negli anni, tra gli altri soprattutto dal professore Pellicone. È un pezzo di storia dello sport della nostra città che oggi trova una casa in quella che è già una casa dello sport egregiamente custodita, egregiamente gestita qui all'interno della Pagoda, dalla Fortitudo. Noi come amministrazione comunale siamo molto contenti di continuare a testimoniare la nostra vicinanza allo sport in generale e soprattutto alle realtà sportive che sul nostro territorio hanno anche un valore di punto di riferimento sociale per tante famiglie. Qui all'interno della palestra oggi si stanno allenando, come tutti i giorni, tantissimi ragazzi, tantissime bambine e bambini che fanno karate, che fanno lotta, che fanno pugilato, che fanno arti marziali, insomma che stanno fuori casa, che iniziano a imparare una disciplina sportiva, diventano atleti e questo, al netto del loro futuro agonistico, diventerà un elemento di crescita fondamentale per la loro vita.